Italia brilla nella raccolta e nel riciclo del vetro. Secondo Coreve, il consorzio per il recupero del vetro, il nostro paese passa da un tasso di riciclo del 76,6% nel 2021 all'80,6% nel 2022. Noi di Pop News abbiamo approfondito questi dati con Gianni Scotti, presidente di Coreve. L'Italia può vantare dei numeri eccellenti, nel senso che siamo sicuramente il miglior paese europeo. I dati del 2022 ci vedono con un tasso di riciclo dell'80,8%. Molto elevato, con un incremento di circa il 4% rispetto al 2020. In Italia sono stati recuperati circa 2 milioni e 500 mila tonnellate di rifiuto vetroso, quindi di rottame, e questo ha consentito l'avvio al riciclo di circa 2 milioni e 300 mila tonnellate, che porta a un totale dell'80,8% di tasso di riciclo. Il tasso di riciclo fissato come target dall'Europa per il 2030 è del 75%. Quindi noi siamo abbondantemente sopra già da alcuni anni, sono 4 anni che siamo sopra il 75%, quest'anno superiamo l'80%. Lasciare che il vetro finisca in discarica, anziché dare al materiale una nuova vita, è uno spreco in termini ambientali ma anche economici. Il vetro è un materiale permanente, pertanto una volta che l'hai fatto, una volta, poi rimane sempre vetro. Quindi quando si ricicla del vetro, lo si fonde e questo ritorna un nuovo contenitore con tutte le caratteristiche analoghe a quello precedente. Il fatto di fabbricare vetro vuol dire mettere insieme delle materie prime che costano di più in termini di energia e di emissioni di CO2. Quindi il riciclo è molto conveniente sia dal punto di vista economico, minor costo di energia, che dal punto di vista ambientale, non emissione della CO2. Dopodiché, se tu ricicli, non vai in discarica e quindi si evita. Con i costi che oggi abbiamo per la discarica, vuol dire che il quantitativo di vetro che in un anno, anziché andare a discarica, viene riciclato, rappresenta un risparmio dei costi di discarica superiore ai 400 milioni di euro. Quando si ricicla si risparmia il 25% di energia, cioè di gas, e il risparmio che si ha di gas in un anno per la produzione italiana, che come vedete è molto importante, è qualcosa come 432 milioni di metri cubi di gas. 432 milioni di metri cubi di gas risparmiati sono il consumo di una città di 1,6 milioni di abitanti, quindi una città molto più grossa di Milano. Quindi quando parliamo di riciclo, parliamo veramente per il vetro di qualcosa di molto importante dal punto di vista anche economico per l'aiuto al paese. Il vetro perché consente all'agroalimentare italiano di mantenere le sue caratteristiche di eccellenza quando va all'estero. E poi consente al paese di avere un impatto ambientale decisamente favorevole. Riciclare il vetro dunque fa bene all'ambiente e i dati ce lo dimostrano. L'Italia è il terzo paese al mondo per la produzione di contenitori, bottiglie e vasi di vetro. Quindi dopo gli Stati Uniti e dopo la Cina c'è subito l'Italia. Quindi l'Italia fabbrica contenitori più della Germania, più di tutti gli altri paesi. Questo è perché noi abbiamo un grande volume di esportazione dell'agroalimentare italiano. In Italia si fabbricano quasi 100 milioni di tonnellate di contenitori di vetro, ma più della metà va all'estero e quindi noi possiamo recuperare soltanto una parte. Ora, questa parte che noi recuperiamo e diamo alle vetrerie, come dicevamo prima, vuol dire emettere meno CO2 perché ricicliamo anziché fabbricare nuove. Per quelli che sono i volumi di produzione italiani in un anno, il riciclo vuol dire emettere quasi 2,5 milioni di tonnellate di CO2 in meno, ovvero sia è un risparmio importantissimo perché questi 2,5 milioni di tonnellate equivalgono alla CO2 che viene emessa da qualcosa come 1,6 milioni di auto utilitarie Euro 5 che viaggiano per 15.000 km all'anno. Quindi stiamo parlando di numeri particolarmente importanti. Fondamentale
è poi lo stretto rapporto tra il consorzio e i comuni italiani. Cioè, il consorzio fa la sua parte, però alla fine della fiera il vero attore di tutto questo è il cittadino. Poi il cittadino riesce a fare la raccolta differenziata più o meno bene in funzione di come il suo comune, in ultima analisi, lo mette nelle condizioni di poterla fare, quindi deve trovare i contenitori, deve trovare i carrelli, deve trovare le campane. Noi parliamo al cittadino, comunichiamo al cittadino e collaboriamo con i comuni, con cui facciamo dei programmi anche di miglioramento. C'è tutto un sistema con cui noi finanziamo e partecipiamo ai costi dei comuni per dei progetti di miglioramento della raccolta differenziata. Il comune elabora un progetto, lo pone a una commissione mista tra il Coreve e ANCI, che è l'associazione dei comuni. Se il progetto viene approvato, noi corrispondiamo fino al 70% del costo del miglioramento. Diciamo che nell'anno passato questi bandi di aiuto al miglioramento della raccolta differenziata noi li abbiamo finanziati per qualcosa come più di 10 milioni di euro, quindi un investimento importante. Ma i buoni risultati non fermano le ambizioni italiane. Il nostro paese ha un'unica parola per il suo futuro: riciclo. Noi praticamente siamo già ben al di là di quelli che sono i target che l'Europa si prefigge per tutti i paesi alla stessa maniera. Tant'è che tutti ci guardano un po' come paesi di riferimento per l'eccellenza che abbiamo nell'attività di recupero e di riciclo. Quindi direi che andiamo bene. Ora, se oggi siamo all'80,6%, noi abbiamo un piano abbastanza preciso per superare l'86% nel 2025. E poi il futuro, per il 2030, noi pensiamo di arrivare al 90%, perché poi quello è il livello massimo ipotizzabile da tutto il consesso, anche europeo, a cui si possa arrivare agendo in maniera eccellente.